Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo ad aprire questa nuova ball, sempre del miniverse di MGA, dedicato al Make It Mini Food, punto serie 1, caffè, serie caffè. Ci sono 18 ricette da realizzare e devo dire che sono magnifiche, cioè sono fatte veramente molto bene e potete realizzare dei capolavori, perché secondo me sono proprio dei capolavori, avendo già tutto lo corrente e senza far fatica. Cioè, oddio, forse un po' fatica se volete essere proprio pignoli, cioè. Però ragazzi, veramente io ve le straconsiglio. Ma bando alle ciance, andiamo ad aprirli. Allora, questa è la bolla appunto più piccolina, la trovate come prezzo dai 6,90 in su, almeno questi sono i prezzi che ho visto io in giro, mentre c'è la versione più grande, al cui interno c'è anche il tavolino, che costa dai 8,90 e 9,90 sempre i prezzi appunto che ho visto io nei negozi o anche appunto su Amazon. Come sempre in descrizione vi lascerò il link per appunto poterle acquistare. Ed è un articolo che ragazzi vi straconsiglio, ma veramente, perché è super fantastico. Ok, abbiamo tolto tutta la plastica ed eccoci qua. Apriamo, troviamo un primo sacchettino, un secondo sacchettino, un altro sacchettino che qua contiene di solito o una forchetta o una cannuccia o insomma dipende dalla ricetta che dovete fare. Qui abbiamo ben 4 volantini, cioè bugiardini, con tutte le istruzioni in varie lingue e poi la checklist, che però non voglio spoilerare, quindi andremo a vedere dopo. Qua invece abbiamo le pinzette con cui decorare la nostra creazione e questo tappino che è sparito, eccolo qua, che va posto qui sopra la cupola trasparente ed è come se fosse appunto una cloche, ecco, non mi ha balenato via il nome. Quindi togliamo via intanto questa parte in plastica e poi abbiamo un altro ancora sacchettino, dove qui di solito in quello appunto dove c'è scritto keep cool, quindi tieni al fresco, e la salsa o la crema insomma, che poi è della resina UV. E poi abbiamo anche questo che oioioi mi sa di avere doppio, spero proprio di no, questo però me lo ricordo, o forse ce l'avevo rosso, non mi ricordo, vabbè, andiamo a scoprire, a vedere, sperando di non trovare un doppione. Apriamo questa bustina dove troveremo la cannuccia, che è attaccata qua. Allora, mi piace perché è carina l'idea della cannuccia dentro alla bustina di plastica, come le avevamo sempre trovate anche noi, insomma, per questioni di igiene. E poi basta sfilare, proprio come si fa quelle del brick, dei succhi, e viene fuori. Poi su questa bustina troveremo la whipped cream, quindi sono i ciuffi di crema, e questi li avevo già trovati, quindi vediamo qua cosa c'è. Il boccale, quindi potrebbe essere un frappè, sì, penso sia un frappè. Il boccale però forse non ce l'ho, forse sì ce l'ho, non mi ricordo ragazzi, però ci sono diverse ricette col boccale, quindi non perdiamo le speranze. Ultimo, mi sa che ce l'ho, sì ce l'ho, Rise and Shine Coffee Co, quindi c'è il latte, mi sa che ce l'ho ragazzi, mannaggia, andiamo a vedere la checklist. Quindi ci sono i bubble tea, che io adoro, amo i bubble tea, questo è fragola, mirtilli, pesca, uva, poi abbiamo le bevande fresche al lime, la limonata, al berry, quindi alle more, lo smoothie all'ananas,
il mocha. Ah no, io avevo questo, quindi non ce l'ho, ragazzi. Ho trovato questo oggi, quindi il caffè latte, wow. Poi abbiamo la tazza di latte con i cereali rainbow, quindi arcobaleno, un frappè al latte, un milkshake al latte, ma non so che differenza c'è tra i due, sinceramente, secondo me cambiano soltanto i cereali, però vabbè. Poi abbiamo le brioche, quindi abbiamo il rotolino di cannella, la ciambella alla vaniglia, la ciambella rosa, sa tipo fragola, insomma, ciambella al cioccolato, e poi c'è l'insalata, insomma, vabbè, non l'insalata, noi la chiamiamo la macedonia, ecco, di frutti rossi dovrebbe essere, e poi la macedonia tropicale, che mi piacerebbe tanto trovarle queste, sinceramente. Comunque, siamo felici di non aver trovato nessun doppione. E oggi andiamo a fare il caffè latte. Questa è la ricetta, quindi dobbiamo riempire quasi tutto il nostro boccale di resina, quindi di latte e caffè, latte e caffè insieme. Mettere la cannuccia, poi mettere 5-10 minuti sotto il sole, oppure se avete una lampada UV potete tranquillamente metterlo io metto per 2 minuti sotto la lampada UV. Poi aggiungere un pochino di resina per poter posizionare il nostro fiocco, insomma, il nostro, mi viene voglia di meringue, vabbè, comunque avete capito, sopra, e poi tornare di nuovo sotto il sole o in lampada per 5-10 minuti, oppure un minuto e mezzo, due. Ok, allora, quindi vi faccio vedere com'è fatta questa ciuffo di panna, insomma, che veramente è super carino. Guardate che carino che è. No, vabbè, adorabile. Questo, e poi allora, io come sempre tolgo questa etichetta perché non mi piace, cioè non c'entra niente, sono le avvertenze su come utilizzare la resina, quindi fare attenzione, non sporcarsi le mani o comunque magari usare dei guanti, fare insomma tutte le varie attenzioni, ma tengo sempre questi perché mi piacciono, sono fatti veramente molto bene, vedete, codice barre, gli ingredienti, cioè fantastico. Voi togliete il tappino, avete la protezione, è veramente, veramente durissima, infatti io non riesco mai a tirarla su, quindi poi con un taglierino vado ad aprirla e la verso, appunto. Ma adesso vado ad aprirla e ci vediamo quindi fra pochissimo. Eccoci qua, allora, non sono riuscita a toglierla ma l'ho fatta cadere dentro. Ora, zoomiamo così vedete, allora, semplicemente basta versare il contenuto dentro il nostro boccale. L'altra volta mi ricordo che per il bicchiere ho fatto fatica, a parte perché queste bottiglie sono anche abbastanza rigide proprio per mantenere in fresco la resina, perché se si scalda, essendo una resina UV, potrebbe essere un problema. Allora direi basta, anche se ne metterei di più, ma non credo che ce ne sia ancora. E quello è il problema. Vedete, fa già le bolle. Allora, quindi adesso la vado a scaldare, le chiudo il tappo e la tengo a testa in giù, così la resina poi andrà tutta giù e poi riuscirò a mettere la parte. Ma prima ricordiamoci appunto di mettere la cannuccia, che così andiamo anche a togliere le bollicine che ci sono. La cannuccia la mettiamo, sì, qui in parte direi. Vediamo, sì, sperando che anzi la tengo dritta, perché poi anche l'altra volta ho avuto difficoltà a mettere questo, quindi non vorrei che si ripetesse il problema, quindi la tengo così, e quindi adesso va in lampada per 120 secondi, quindi a dopo. Ed eccola qua, pronta, vedete? Non cade. È calda ovviamente e ci sono delle bollicine, però tutto sommato non mi dispiacciono, guardate che carina, cioè anche il colore è bellissimo. Ora vado ad aprirla sperando che ci sia anche quel poco di resina.
qua. No, non ce n'è più delle gocce. Comunque poi loro consigliano, se vi rimane un po' di resina, di farla, di metterla sotto il sole o sotto la lampada UV, in modo tale che si solidifichi all'interno e non crei magari problemi. Una volta che è solidificata è a posto, quindi di metterla, di fare attenzione. Adesso metto il nostro, che non sta neanche come avevo immaginato, quindi faccio attenzione a non spingerlo troppo, ma giusto giusto che tocchi la resina, e vado a metterlo in ecco, forse così, in fornelletto, quindi a fra poco. Ed ecco qua realizzato. Ho provato anche un po' a cercare di sistemarla al meglio, ma come potete vedere ho fatto solchi e danni, infatti mi sono anche sporcata le dita, quindi fate attenzione, mi raccomando, lavatevi attentamente, però insomma mi piace anche che comunque essendo andata anche sopra ha fatto questo effetto lucido che è proprio della resina, e mi piace, quindi sono comunque soddisfatta di come è venuto. Quindi ragazzi, anche per oggi abbiamo creato questo kit super fantastico, io li stra-adoro, li stra-amo alla follia. Ditemi se vi è piaciuto, e niente ragazzi, io vi ringrazio sempre di seguirmi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e mettete anche un bel like. Un grosso bacione e al prossimo video, ciao ciao!